E allora, mentre alle nostre spalle è apparsa Dani Mendes, noi vi mostriamo Zazà Di Benedetto per questo avvio di terzo tempo. È teso Zazà Di Benedetto perché è questa l'ultima parte della gara con la Lamezia, quella che decide il dentro fuori per le finali di Lignano Sabbiadoro. E allora, pronti a battere Colella e Calabrese. Pronto a battere il Barlet. Il tiro di Calabrese riesce a tenere il pallone Desio. La palla termina fuori con le mani di Giorgio. Di Candia alza il pallone verso di Giorgio, di testa di Giorgio tiene il pallone in campo. Calabrese prova a girare, il pallone sbatte sulla sabbia, poi Desio verso la testa di Scalese, troppo alto il pallone per il numero 17. Di Candia dall'altra parte cerca Colella, c'è Notaris col numero 8 Curcio, ancora Curcio verso Scalese, Mascaro si propone, ora è Colella che cerca lo spazio per il tiro, c'è Zingrillo, ancora Colella, viene fermato, non c'è il fallo secondo il direttore di gara su Curcio, ancora Colella, bravo a rubare il pallone senza commettere fallo, lotta come un gladiatore ogni Colella, riesce a strappare almeno il corner, e infatti calcio d'angolo per il Barletta, batte proprio Colella, occhio a Di Giorgio che arriva dalle retrovie, la palla verso Mascaro che alza un pallone altissimo, lo mette giù Scalese, si fa vedere il numero 8 Curcio, la palla calciata da Scalese verso la porta, termina fuori. Il primo minuto è andato via, 10:43 alla fine, con le mani di Sio prova Mascara senza troppa convinzione, il pallone termina fuori. Dentro De Lorenzo, fuori Colella, De Lorenzo, la palla che viene deviata anche forse un po' dal vento, occhio a Di Giorgio che si sovrappone. De Lorenzo tiene il pallone, tiene Curcio a distanza anche per recuperare un po' di tempo, ancora De Lorenzo danza sul pallone, tiene Curcio a distanza, palla poi nell'area della Lamezia con le mani Desio verso Scalese, di testa di Giorgio, Curcio torna dietro su Desio con le mani, poi Scalese, la rovesciata di Giorgio, regolare il suo intervento. Zingrillo sbaglia, segue il pallone con le mani Notaris, Mascaro, la palla dentro, la colla alle mani di Candia, De Lorenzo, ancora De Lorenzo, alza il pallone, la rovesciata, palla che termina fuori. Curcio, palla che si alza ancora, non riesce ad evitare il corner ovviamente di Candia. Calcio d'angolo, la palla verso Curcio, Calabrese sbaglia l'appoggio, Notaris, la conclusione, il gol di Notaris che trova una splendida rete, si riporta sul punteggio di parità il Lamezia con il gol di Notaris, una bella botta, una bella castagna praticamente dalla zona di centrocampo, il pareggio da parte della Lamezia, 1-1, 8:53 alla fine del terzo tempo, la rete di Raffaele Notaris, classe 84, ex Lamezia e Soverato. Colella e De Lorenzo, mentre sotto la mia telecronaca c'è la voce di Dani Mendes che ha raggiunto qui la zona hospitality.
e sta seguendo con noi la partita. Attenzione De Lorenzo, pallone verso Zingrillo, prova a soffiare la sfera a Perciamontani, dietro il pallone su Desio, col numero 8 Curcio accomoda il pallone, riesce a superare De Lorenzo in un primo momento, poi torna De Lorenzo sul numero 8, la conclusione, il palo di Mascaro in acrobazia, ancora De Lorenzo di testa, non c'è il fallo, Mascaro riesce a rubare il pallone, calcia Mascaro, si tuffa Di Candia, il pallone non cambia più di tanto direzione e termina fuori. Emozioni ora, questo terzo tempo, 8 e 19 alla fine, 1-1 Lamezia Barletta. Di Giorgio e Di Candia. Arriva ora il passaggio di Di Giorgio con le mani di Candia su Colella. Colella alza, ancora su Di Giorgio. Si gira Di Giorgio. Colella, Mascaro riesce a rubare il pallone a Colella. Mascaro taglia in due la difesa, ma Di Giorgio ci mette un piede. Perciamontani si allarga, tenuto però sotto controllo da Zingrillo. Ancora Perciamontani, calcia di poco vicino alla porta, allo specchio, difeso da Di Candia. Dall'altra parte De Lorenzo, ancora Ruggero De Lorenzo, avanza di qualche metro, prova la rovesciata, la deviazione, il pallone che scivola dalle mani di Desio. Perciamontani dall'altra parte, l'uscita di Di Candia aiutato da Di Giorgio, con le mani Di Candia il pallone verso De Lorenzo di testa, Notaris, poi Curcio addosso a Colella, c'è il fallo e... Curcio è andato praticamente a sbattere su Colella, per l'arbitro c'è l'istruzione, quindi c'è il fallo. Fuori Mascaro, dentro Gallo, Gallo che aveva in un paio di occasioni riscaldato i guanti di Di Candia. Prepara la cunetta il Lamezia, ricordiamo i nostri sponsor: Cromie City Web, Gelateria Teatro, Gnam Gnam Pizzeria, Leone Maria Commercio, Rottami, Ferrosi e non Ferrosi, Merceria Isabel, New Physics Center, Yogo, Da Trani, Da Barletta, La Siderurgica, Bellino e Cometa, Spedico Arti Grafiche, Temporary Brands, Maison Lulu, il ristorante Sakura e Kaori. Il tiro della Lamezia, la palla che si alza all'improvviso, calciato Curcio, Di Candia era sulla traiettoria prima che venisse deviata dalla sabbia. De Lorenzo si alza il pallone, prova la rovesciata, la palla fuori. 6 e 48 alla fine. Desio, intervento di Di Giorgio, pulito sul pallone. Ancora Di Giorgio, Zingrillo. C'è un flipper, Gallo, la rovesciata di Gallo, il corpo di Zingrillo, ancora Gallo, la conclusione di Gallo che si inventa un gol bellissimo, quasi da fermo di sinistro sotto l'incrocio, il gol del 2-1 della Lamezia. 6 e 22 alla fine, gol della Lamezia che passa in vantaggio. Il gol di Gallo quindi per il 2-1 Lamezia, sorpasso dei calabresi nei confronti della Barletta. La rete di Gallo, Carlo Gallo, anche lui passato dalla Sambiase in eccellenza. E allora si riparte con Colella e De Lorenzo. Alza Colella, calcia De Lorenzo, 6 e 22 alla fine. E ora sarà necessario assolutamente recuperare questo gol di svantaggio. Tira De Lorenzo sulla schiena di Gallo, la rimessa laterale per il Barletta. Con le mani calabrese.
Candy. Si alza il pallone, cerca il tiro, la palla termina fuori. Intanto si fa sentire Zazà Di Benedetto che chiede ai suoi di non perdere la testa in questi minuti finali. Ne mancano praticamente 6. Cerca di passare Scalese in mezzo a due, la mano, l'abbraccio con Colella. Il fallo di Scalese. Il calcio di punizione del tiro libero della Barletta con Onni Colella. E noi ne approfittiamo per ricordare i nostri sponsor, che sono Cromie City Web, Gelateria Teatro, Gnam Gnam Pizzeria, Leone Maria, Commercio, Rottami, Ferrosi e Non Ferrosi, Merceria Isabel, New Physics Center, Yogo, la siderurgica, questi da Trani, da Barletta, la siderurgica, Bellino Ecometals, Pedicorti Grafiche, Temporary Brands, Maison Lulu, Ristorante Sacro e Cauri. Attenzione a Colella, va alla conclusione, il pallone che termina però direttamente su D'Augello, con le mani D'Augello su Di Candia. Colella, lo slalom fa scivolare quasi Perciamontani. Attenzione De Lorenzo, Mascaro di testa, Calabrese cerca lo spazio per il tiro, riesce a rubare il pallone alla formazione Lamettina con Perciamontani, subito il passaggio verso Gallo, troppo profondo per il numero 20 della formazione nero-verde, con bianco-verde con le mani. Di Candia su Di Giorgio, poi De Lorenzo colpisce quasi con la gola. Calabrese, cosa si inventa Calabrese? Il 2-2, un gol strepitoso di Calabrese al volo che lascia praticamente di stucco anche Desio, e il Barletta si riporta sullo 2-2, si riporta in parità. Marco Calabrese, classe 91, terza rete per lui in questo campionato. E allora Lamezia che va a battere 2-2, Lamezia Terme Barletta, e come vi abbiamo detto in più circostanze non dovete assolutamente lasciare il posto davanti agli schermi, perché sarà una partita tirata fino alla fine. Perciamontani sulla gamba di De Lorenzo, poi Di Candia, Di Giorgio torna su Di Candia, tornerà su Di Candia dopo il palleggio. Calabrese prova a calciare Calabrese, c'è il tocco di mani di Mascaro per l'arbitro involontario, poi la rovesciata, la traversa e poi il pallone che termina dentro tra le proteste del Lamezia, scusate, del Barletta. Il gol del Lamezia con la spettacolare rovesciata. Era dentro il pallone di qualche centimetro, però anche da qui l'impressione è che il pallone abbia attraversato la linea di porta. Sempre lui Perciamontani con l'ottava rete in questo torneo. Arriva il nuovo sorpasso del Lamezia. De Lorenzo, il tiro di Colella, ancora Colella, torna sul pallone, ci mette la testa Notaris che sventa, un'altra azione pericolosa. Colella, ultimi minuti, 4:28 alla fine, di testa Calabrese che tocca, però trova le mani di Desio. Perciamontani verso Mascaro, ancora Mascaro calcia, c'è la deviazione di Calabrese che ammorbidisce il pallone. Di Candia, Colella prova a calciare, Colella, la parata di Desio. Ancora uno spettacolare intervento dell'estremo difensore della Lamezia, dall'altra parte Perciamontani, ora colpo su colpo, la gara che si è ravvivata dopo due tempi non molto spettacolari. Arriva il 4-2 della Lamezia, l'errore
della retroguardia della Barletta, il tiro di Mercuri che permette alla formazione calabrese di passare sul 4-2, più 2 sulla Barletta. 4-2 Lamezia. Tiro di Mercuri. Ora il Barletta torna a calciare, però il Barletta ci ha abituato nelle gare precedenti ad autentiche rimonte. Autentiche rimonte che hanno permesso alla Barletta di recuperare 2 partite su 3. Zingrillo e De Lorenzo pronti a battere. Zingrillo alza per De Lorenzo, non perfetto il movimento, attenzione alla Lamezia con il numero 7 Mercuri che si fionda verso l'area della Barletta. Arriva il giallo per Di Cagna che stende Mercuri, e allora sarà calcio di rigore per il Lamezia che può portare a 5 le sue marcature e di fatto sigillare il passaggio a Lignano Sabbiadoro, anche se nella beach tutto può accadere. Rigore per il Lamezia. Protesta di Candia a fronte del direttore di gara. Mercuri pronto a battere. Pronto a battere Mercuri. Mercuri contro Di Candia. ...3:41 alla fine. Mercuri dice attendi un attimo perché deve sistemare la sabbia vicino al pallone. Allora pronto Mercuri per andare a battere. Va Mercuri, la parata di Di Candia che riesce a tenere il punteggio sul 4-2. Altra parata importante di Di Candia. Occhio ancora alla mezza, la palla dentro, Mercuri di testa, alza la sfera, la palla alta. Colella. Calcia sulla faccia di Notaris. Scalese tira, blocca Di Candia. Colella, 3 minuti e 10 per le speranze del Barletta. Colella torna dietro su Di Giorgio. Di Giorgio evita Scalese, riesce a superarlo andando in cerchio sulla sabbia, poi il pallone rimane in gioco. Colella alza la sfera, il pallone direttamente però sul corpo di Tommaso Desio. Importante l'ingresso in campo del portiere, bravo anche D'Augello, ma è stato bravo anche Desio. Attenzione a Colella, intervento in scivolata di Notaris, pulita. Colella, la palla rimbalza, la rimessa laterale sarà per il Lamezia. Mascaro lascia, o meglio entra, lascia la casacca a Gallo. 2:16, passato già un minuto, Calabrese di petto, palla verso De Lorenzo. Lorenzo prova a girarsi, steso da Notari Stefano, rimane in piedi De Lorenzo, poi Notaris riesce a mettere il pallone fuori. Scalese, Di Giorgio, ancora Di Giorgio, viene steso da Scalese, questa volta c'è il fallo. Tiro libero Barletta. Batte Di Giorgio. Giorgio contro Desio per cercare di riaprire la partita. Va il numero 2 di Giorgio, la conclusione, la respinta di Desio
poi mette fuori il pallone Gallo. Rimessa, anzi con le mani subito il pallone di Candia su Di Giorgio. Di Giorgio deve fronteggiare Scalese che riesce a rubargli il pallone, ancora Scalese calcia. Di Giorgio aiutato da Di Candia, alla fine Di Candia si impossessa del pallone, bravo Scalese a rubare anche qualche secondo al Barletta. Zingrillo, palla per Calabrese, Gallo su di lui, Calabrese si alza il pallone per la rovesciata, ci prova Calabrese, il colpo di testa di Mascaro. 1:08, palla per De Lorenzo. Si alza il pallone De Lorenzo, il tiro libero per il Barletta, si arrabbia e arriva il giallo per De Lorenzo che dice al direttore di gara che ne ha ricevuti 6 di falli simili. Può riaprire la partita il Barletta a 59 secondi dalla fine del tempo, quindi potrebbe ritrovare la super remontata del Barletta. Vediamo cosa succederà. Certo De Lorenzo da quella posizione è molto 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 pericoloso, grande botta di sinistro e l'ha dimostrato, l'abbiamo detto anche nella scorsa telecronaca, anche da distanze più importanti come quando ha trafitto il Villafranca addirittura dalla propria area di rigore con un missile terra-aria. De Lorenzo contro De Sio. Qui si può riaprire la partita, si può riparlare di Lignano Sabbiadoro. Va De Lorenzo contro De Sio. Il tiro di De Lorenzo che ovviamente non sbaglia da quella posizione. Li ha segnati praticamente tutti, quindi anche in questo caso non fallisce Ruggero De Lorenzo che si porta a quota 10 nella classifica marcatori. È ovviamente il maggior realizzatore della Barletta Bissoccer. 4-3, ultimi 58 secondi di fuoco qui sulla sabbia di Catanzaro Lido, Lido Santa Fe, per un minuto decisivo per le sorti della Barletta Bissoccer in vista delle finalissime di Lignano Sabbiadoro. Misuraca, il capitano, Muraca, scusate, il capitano prova a calciare sulla schiena di De Lorenzo. Arriva lo stop del tempo. Rimessa laterale per il Lamezia, Perciamontani, anzi Gallo. Difende il pallone, cerca di recuperare qualche secondo, arriva intervento di Giorgio che prova a rubare il pallone a Gallo. Zingrillo e Di Giorgio, alla fine Zingrillo riesce a superare l'avversario. C'è una corrida in quella zona del campo con il numero 10 Muraca e alla fine la rimessa è per il Barletta. La palla su Colella, calcia Colella, trova l'avversario, ancora Colella, la palla che termina fuori. Mancano 8 secondi, arriva la fine del tempo, il pallone verso Muraca. Intervento su Di Candia e finisce tra le mani di Di Candia l'avventura della stagione 2015 Bissoccer del Barletta. Barletta che è sfortunata perché anche l'anno scorso è arrivata a un soffio dalle finalissime, dalle finali scudetto. Festeggia Lamezia che raccoglie una qualificazione storica. Barletta sfortunata. E allora arriva il fischio finale e i saluti per il Barletta Bissoccer che ha comunque onorato alla grande questo torneo con una grandissima tappa, una tappa in cui ha vinto 3 gare, una tappa in cui ha rischiato di recuperare anche la quarta partita di questa tappa di Catanzaro Lido. È una gran bella avventura quella che vi abbiamo raccontato in questi 4 giorni
come quella con la Puglia Trani. Allora noi chiudiamo qui la nostra telecronaca, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento ancora allo Sport Puro su eventiindiretta.it.